Eusébio da Silva Ferreira, il miglior giocatore della storia del Portogallo, vede la luce nel gennaio del 1942 a Maputo, in Mozambico, all'epoca colonia portoghese. La passione per il calcio ad Eusébio viene, diciamo, instillata dal padre. Ragazzino, gioca nello Sporting Club di Maputo, ma l'occhio lungo dell'Europa gli è già addosso e a 18 anni si trasferisce in Portogallo. Eusébio arriva in Portogallo nel 1962. Il Benfica ha già vinto la Coppa dei Campioni l'anno prima, quindi già una squadra, diciamo, forte. E lui è stato segnalato all'allenatore del Benfica, che è Bela Gutman, da un brasiliano, Bauer, che era andato in Mozambico in tournée con il Botafogo, la sua squadra. È il Benfica che batte tutti sul tempo e lo strappa ai rivali dello Sporting Lisbona. In Mozambico Eusébio gioca con lo Sporting Lorenzo Marques. Sporting cosa vuol dire? Da Sporting Lisbona. Quindi, se questo grande giocatore deve trasferirsi in Portogallo, teoricamente deve andare allo Sporting Lisbona. Invece finisce al Benfica e la cosa non è che va proprio così liscia. Lui arriva e non si sa bene quello che succede all'aeroporto, comunque a un certo punto lui sparisce, si deve ritirare in una specie di esilio dorato in Algarve per alcune settimane, insomma alcuni giorni in realtà, fino a quando non si calmano le acque, e alla fine firma per il Benfica. L'Africa ha sempre fornito dei grossi giocatori al Portogallo e anche al mondo. E il fatto che lui sia uscito da Mozambico giovane gli ha dato poi in Portogallo quello che a tanti africani manca, che è la qualità tattica delle squadre. È arrivato come se niente fosse, dopo due anni è il miglior giocatore, è diventato quello che è diventato. La prima ribalta europea per il giovanissimo Eusébio è data dall'amichevole di lusso tra il Benfica e il Santos di Pelé, disputata a Parigi nel 1961. Lui segna 3 gol in rapida successione ed è un po', se vogliamo, simbolico, perché Eusébio diventerà un po' la risposta europea, anche se poi era africana, a Pelé. In una sola stagione diventa uno degli insostituibili del Benfica, che nel 1962 è di nuovo in finale in Coppa dei Campioni. E fu la mia prima Tazza dei Campioni europei? Fu la mia prima Coppa dei Campioni. Avevo 19 anni ed ero nel calcio professionista praticamente solo da un anno. Tra Eusébio e il suo primo trofeo continentale c'è però il Real Madrid, che di coppe ne ha già vinte 5. La sfida è epocale. Il Real parte in quarta, il colonnello Puskas ne fa subito 2. Il Benfica pareggia con Aguas e Cavem. Puskas riporta ancora in vantaggio i suoi. È Coluna, all'inizio del secondo tempo, a rimettere in corsa i portoghesi. Ma in agguato c'è il giovanissimo Eusébio, che come un vero felino sta solo aspettando il momento opportuno per esplodere. È il 68esimo minuto, Eusébio è defilato sulla destra, la porta è lontana, lo affronta Di Stefano, lo scatto da fermo è micidiale, il volo di Eusébio viene però frenato da un difensore del Madrid. Arrivammo al 3-3 e l'arbitro olandese fischiò un rigore. Un arbitro olandese? Che ninguém queria marcare. Nessuno se la sentiva di tirare quel rigore. E io chiesi a Colunga che domandasse a Ziaguas, il capitano, se potevo tirare io. Per marcare un penalty. Dalla panchina l'allenatore Bela Guzman disse: il ragazzo, mi chiamavano il ragazzo segnerà. Io prendo il pallone, faccio una finta al portiere del Real Madrid. Lui da una parte, la palla dall'altra. E poi Eusébio, che quel giorno giocò in modo spettacolare per come correva, lottava e faceva gol, segnò la quinta rete. Il quinto gol fu su punizione da fuori area, dalla mezza luna. Nella barriera del Real c'era lo stesso Di Stefano. Nella mia ingenuità di ragazzo non me ne importava granché della Coppa Europea. Il valore vero per me era la maglietta di Di Stefano, che ho ancora oggi.
Coppa va al Benfica. Eusebio viene giustamente portato in trionfo. Poco prima, il mitico Alfredo Di Stefano gli aveva affidato la sua maglia per un ideale passaggio di consegne da campione a campione. Parte da qui l'ascesa della Pantera Nera. Segna valanga in patria e in Europa. Eusebio gioca più di 700 partite e mantiene per queste 700 partite la media di un gol a partita. Cioè sono numeri straordinari. In campionato sono mi sembra 319 gol in 301 partite. Eppure Eusebio non è un centravanti puro. Preferisce partire da lontano. La sua corsa deve potersi sprigionare liberamente. Oltre alla potenza, tecnicamente era molto bravo. Era difficile di marcare, perché partendo da lontano tu affronti i giocatori, l'avversario, di fronte e non di spalla alla porta. Era il classico giocatore che deve tentare di fermarlo prima che prendesse la sua rincorsa, soprattutto che fosse con la faccia, Eusebio, che fosse con la faccia verso la porta, perché dopo era molto molto difficile. Eusebio era in corsa, cioè lui si liberava dell'avversario in corsa. Il dribble di Eusebio era in funzione di andare avanti, puntare all'avversario, guadagnare terreno sull'avversario per andare in porta. Velocissimo, come ha imparato a fare fin da quando era bambino in Mozambico. Micidiali le sue scorribande a tutto campo, come nella finale di Coppa dei Campioni contro il Milan di Trapattoni nel 1963. Cambio con Eusebio. La mezzala sinistra si porta in area milanista, rete. Ripiegai cercando di seguirlo e prese 10 metri su tutti. Lì ci seminò in 3 o 4 in mezzo al campo. E veramente aveva uno scatto felino. Beh, la caratteristica più importante di Eusebio era la progressione, e la forza fisica e la tecnica e la facilità di calciare con tutti e due i piedi. Il tiro, la conclusione inevitabile delle sue discese vincenti, ma anche il fine di ogni altra sua azione, e poco importa a quale distanza sia la rete. Era un tiro fortissimo, dritto, non c'era taglio, non sorpassava in alto la barriera. Curiosa è la traiettoria che la sua corsa assume quando c'è da trasformare un rigore o prima di calciare a rete una punizione da lontano. La sua rincorsa sui calci da fermo, no? Che ricorda un po' un giocatore di subbuteo. Boom, parte dritto e calcia. Così un po' era, secondo me è stata un po' tutta la sua carriera, il suo modo di interpretare. Lui andava dritto e quando si sentiva tirava. E potevano essere 10, 20, 30, 40 metri, lui tirava sempre. Calcia da tutte le posizioni, quasi a sfidare con la sua potenza e il suo coraggio le leggi della natura. Eusebio vicino all'area era micidiale, non guardava i compagni, non guardava gli avversari e non guardava neanche il pubblico. Grazie ai gol di Eusebio, il Benfica dal 63 al 65 conquista 3 campionati consecutivi e arriva per 2 volte alla finale di Coppa dei Campioni. Ma la vera impresa Eusebio la compie conducendo il Portogallo, fino a quel momento cenerentola del calcio, alla storica qualificazione ai Mondiali d'Inghilterra. A questo punto nel repertorio della Pantera Nera non manca niente. C'è tutto, perché nel 1965 Eusebio da Silva Ferreira venga incoronato miglior giocatore d'Europa. Eusebio, come recebeu a notícia de ter sido classificado como o melhor jogador da Europa de 65? Eu, quando abri a rádio, é que ouvi essa notícia e fiquei muito satisfeito, emocionado, que tive que parar o carro com alegria, e porque estava a chorar até a minha mulher, que me aconselhou. È il primo africano, insomma, a vincere, il primo non europeo, il primo nero. Era un pallone d'oro rivoluzionario, secondo me meritatissimo. Il pallone d'oro lo consacra campione assoluto a soli 23 anni. Luglio 1966, è tempo di mondiali. È l'Inghilterra, la patria del football, il paese ospitante. Nel 66 l'attesa per il Portogallo al Mondiale è enorme, ovviamente
in casa loro. Perché? Perché è il primo mondiale del Portogallo. Il Portogallo non era mai arrivato al mondiale. Eusebio poteva essere uno dei candidati al, diciamo, al titolo di miglior marcatore del mondiale. E quindi sì, c'era attesa, se vogliamo, a me veniva a dire più ancora per Eusebio che per il Portogallo. Con la patente di primo della classe in Europa, Eusebio si prepara ad affrontare il mondo. Indossa la maglietta con il numero 13. Su di lui sono concentrate le curiosità e le attenzioni del pubblico. Ed Eusebio dà subito un saggio delle sue doti nella partita contro la Bulgaria, mettendo a segno la sua prima rete in un mondiale con un diagonale sul palo lontano. E adesso il Brasile. Eusebio just moving ahead of him. And with the strength to get in the cross, the goalkeeper's lost it! Il Portogallo è in vantaggio. Il cross dalla destra è di Eusebio. Il colpo di testa vincente è di Simões. Eusebio esulta. Il suo graffio vincente ha lasciato il segno. Portogallo 2, Brasile 0. Corner dalla destra. Mancano 5 minuti alla fine ed il risultato adesso è di 2-1 per i portoghesi. Torres, a nuisance again. Eusebio! Well, whenever you think you've seen everything in his repertoire, he comes up with something even better. Lo spicchio di porta accessibile è talmente stretto che solo un colpo di genio lo avrebbe centrato. Tutto un popolo esulta per le prodezze del suo bomber. Portogallo vince 3-1. Eusebio segna 2 gol. Il Brasile, doppio campione del mondo, 58 e 62, va a casa. Quindi già questo mi sembra che, insomma, la storia è già stata fatta. 3 partite e 3 vittorie per i lusitani e adesso i quarti di finale. Sembra un sogno. Liverpool, 23 luglio 1966. Ad Anfield Road stanno per affrontarsi il Portogallo e la Corea del Nord. Partita secca. Chi vince prosegue nella volata verso la rimè. Sembrano tranquilli Eusebio e compagni prima della gara. Sugli spalti i tifosi portoghesi non sembrano impressionati dagli asiatici, che pure sono riusciti nell'impresa di eliminare l'Italia. La partenza dei nordcoreani è fulminante e sorprende un Portogallo molle e fuori di giri. Oggi 23 minuti. Al 23° minuto perdevamo 3-0. Il fantasma della disfatta sembra materializzarsi fino a quando la pantera nera si ridesta dal sonno e mai risveglio fu più rabbioso. Mi ricordo che sul 3-0 nel primo tempo per la Corea, gli amici hanno detto così, io scommetto qua, scommetto là. E uno mi ha detto così, tu cosa dici? Dico, io scommetterei per il Portogallo. Il Portogallo vince. E pensai, beh, insomma, se finisce così ci siamo salvati, perché noi avevamo perso, no? E poi invece Eusebio fu devastante. Prima della fine del primo tempo avevamo rimontato 2 gol. Iniziato il secondo tempo segnai il 3-3, poi il 4-3. Era impensabile che la Corea poteva battere l'Italia e poi battere il Portogallo. Con l'attacco che aveva Portogallo, con quella, dico non bestia perché è brutto, con quel fenomeno che c'era Eusebio. Questa partita per me è stata una delle migliori con la maglia della nazionale. Lo stadio di Liverpool esplode. Il mondo intero, collegato in diretta TV, scopre un nuovo principe del calcio. Il sogno di Eusebio e di un'intera nazione svanisce contro l'Inghilterra. In semifinale Bobby Charlton sale in cattedra e segna una doppietta. Eusebio riesce solo ad accorciare le distanze, lo fa sul rigore. Here goes Eusebio, against Banks, past Banks. Perfetta la realizzazione, nobile il gesto di fair play a Banks, il portiere battuto. La classe passa anche da qui. È stato triste il modo in cui abbiamo perso. Ho guardato in alto e ho detto, mio Dio, che male ho fatto. Ho pianto.
Per il Portogallo rimane la consolazione della finale per il terzo e quarto posto. La partita è in programma a Wembley il 28 luglio 1966. Avversaria la Russia del ragno nero Yashin. La prima scossa alla partita la dà Eusebio. Al dodicesimo c'è un rigore per il Portogallo. Sul dischetto va lui. Solita rincorsa e destro che non perdona. La palla è in rete. Yashin è battuto. La pantera nera lo consola. Quando faceva fare un gol, dispiaceva per il portiere. Aver dato la mano al portiere in un momento di tirare un rigore, quasi le dispiaceva, però stava facendo il suo dovere. Colpo di testa di Eusebio e parata di Yashin. Dagli applausi diretti ad Eusebio che ascoltate, comprenderete che Eusebio veramente ha conquistato i londinesi. La Coppa Rimé rimane in Gran Bretagna. Eusebio da Silva Ferreira con 9 reti vince la classifica cannonieri. È lui il vero trionfatore del mondiale. Quando il Manchester ha fatto 25 anni, che ha vinto la Coppa Campioni, ha invitato il Benfica. Noi stavamo facendo il riscaldamento, Bobby Charlton è entrato in campo e poi in mezzo al campo con il microfono, mentre parlava ai tifosi, ha detto: e adesso come rappresentante del Benfica chiamo Eusebio da Silva Ferreira. Appena lui ha messo il piede dentro al campo, l'Old Trafford si è alzato. Lui non riusciva a parlare perché la gente non smetteva di applaudirlo. La consacrazione si è compiuta. Con il Benfica Eusebio non perde un colpo, arricchendo anno dopo anno un palmarès già di livello assoluto. Vince per 4 volte il campionato. È il miglior marcatore nel 1967, 1968 e 1970. Giunge ad una nuova finale di Coppa dei Campioni, la quarta nel suo personale tabellino nel 1968. A Londra, a contendere il prestigioso trofeo, il Manchester United di Bobby Charlton. La partita è equilibrata. Al vantaggio di Charlton per gli inglesi nel secondo tempo risponde il Benfica nel giro di 10 minuti. Ma giusto al 90esimo, sui piedi di Eusebio, capita l'occasione giusta. Il tiro della pantera nera è a colpo sicuro, ma Stepney non si lascia ingannare e blocca al petto la palla. Eusebio quasi non ci crede. La disperazione però lascia presto spazio ad uno dei più bei gesti di sportività mai visti su un campo di calcio. Una finale di Coppa dei Campioni magari non è il gesto che ti aspetti, ma in realtà rappresenta benissimo, insomma, quello che era un po' Eusebio, insomma, comunque una gran persona. Si va ai supplementari e il Manchester dilaga, ne fa 3 e vince la Coppa. Di Eusebio, alla sua ultima finale dei campioni, rimane l'ennesima prova di immenso coraggio e soprattutto di grande lealtà sportiva. Benfica e Portogallo, questi i due veri amori di Eusebio. Molta gente dice, ma quel giocatore che ha giocato in Portogallo. Eusebio ha giocato con le nazionali di tutto il mondo, hanno giocato intercontinentali, si sono confrontati con tutte le squadre forti del mondo. I gol li facevano sempre. È l'unico giocatore, credo che sia, forse al mondo, non so, che era ben voluto anche dalle squadre avversarie. Una persona che entra allo stadio del Porto, entra allo stadio dello Sporting e lo stadio si alza per applaudirlo. Quindi questo spiega un po' cos'è Eusebio in Portogallo. Poi è uno dei pochi giocatori, se non l'unico, che ha un monumento davanti allo stadio. Non è normale avere una statua essendo ancora lì accanto alla statua. Non c'è una persona nel Benfica, dei 6 milioni di benfichisti che ci sono nel mondo, non c'è una persona che sia contro quella statua.